oggi ragazzi sono NixxMod03, oggi siamo qua su FIFA 6 con lo Spawn Builder. Nick sta facendo un altro video, passate sul suo canale, si chiama Nicky04. E intanto cominciamo con questa fantastica squadra. In porta abbiamo Belenov, della Lega Russa, che è un ottimissimo portiere. Dovete mettere lì scudo perché sennò è scarso. Tuffo 80, gli do un 88-87. Peraltro tutto buono alla fine, non costa neanche tanto. Poi abbiamo Bocchetti, che è un difensore italiano. Io gli darei un 82 di difesa, un po' di più. Mettetelo a sinistra perché essendo a sinistra la velocità è buona e ho fatto 6 partite. Poi abbiamo Garay, che contro la velocità, per la difesa 87 buonissima. Fisico così così. Alto 1,88 m, ha fatto 5 partite ed è stato abbastanza forte. Poi abbiamo Smolinkov, che è un russo e ha 87 di velocità, 63 di tiro, 77 di passaggio, che buono, e ottima difesa per un terzino, dai, pure abbastanza giovane. Non mi ha fatto gol e andiamo con questo di qua. Denisov, che vi consiglio la versione anche TOTS. Io i crediti li avevo, ma per non sprecarli tutti non l'ho fatto. 84 di velocità, gli dai un 85 così, che è molto buono. E lì sono tutte le statistiche, che è abbastanza buono se giocatore. Abbiamo poi Eremenko, che lui è un giocatore alla fine fortissimo, con 87 di passaggio, 83 di tiro. Il suo però sono i tiri a effetto e long shot, e 84 di dribbling. Non mi ha fatto gol a me perché non lo uso tanto come attaccante centrocampista offensivo, ma lo uso di più come centrocampista normale. Come TOTS abbiamo Zagoev, giusto, sì, Zagoev, 80 di velocità, 83 di tiro. Il suo pro sono i long shot, 87 di passaggio, 4 le mossabilità, 85 di dribbling, e abbastanza altino, fa il centrocampista difensivo. Vi consiglio però come CC, io l'ho preso così tanto per prenderlo. Poi abbiamo Witzel, che è ottimissimo, anche se vi consiglio di prendervene un altro, adesso non li conosco, è però un altro che è più forte, però non mi ricordo i nomi, vabbè. E il suo tiro non è proprio un pro, ma il passaggio sì. Poi abbiamo con Shatov, vi consiglio la versione se avete i crediti TOTS o IF, che è molto più forte. Io ce l'ho anche avuta, l'ho venduta poi. 87 di velocità, che è buona, il tiro è buono. 82 di dribbling, che è così così, perché non è proprio bravissimo. Almeno io non sono bravissimo a dribblare, però è un po' poco macchinoso, ecco. Poi abbiamo Hulk, che mi ha fatto 6 gol in 6 partite. 85 di velocità, 87 di tiro, il tiro si sente, il fisico. Il fisico non tanto, perché si sbilancia facilmente. Il dribbling non è molto agile e il passaggio è buono. E poi questo qua, che a volte buggata, a volte no, è Mbakogu, 89 di velocità, è buonissima perché ha fatto 6 gol in 6 partite. Il tiro gli darei un 75, vi consiglio di prendere, non mi ricordo il nome, ma c'è un TOTS, mi sembra Smolov, sì, che costa sui 40.000 ed è molto più forte. Mossabilità 3, piede debole 3, costa sui 40.000 crediti, 50.000. eccola qua. Ah, qui no, questi sono a caso, li ho messi tanto per metterli. Questo qui, ah, questo qui in caso che vi, che questo qui è stato espulso, avevo messo questo qui, niente di che. Beh, lo squad builder può finire qua. Se questo squad builder vi è piaciuto, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti per non perdere i prossimi video. E noi ci vediamo al prossimo video, bella.